approfondire la figura di padre Ludovico non solo come religioso, ma come operatore sociale e politico, inserito pienamente nel suo tempo, valorizzarne l'opera non solo materiale, ma comprenderne anche la missione, quella di aprire la Chiesa dell'Ottocento, arroccata su privilegi e potere temporale, alle fasce più deboli e derelitte della società, intuirne la visione strategica composta da solide fondamenta spirituali, ma dove il laicato diventa promotore dei valori della Chiesa universale. Personaggio poliedrico, complesso più di quanto possa apparire ad una lettura superficiale, padre Ludovico da Casoria, santificato il 23 novembre in piazza San Pietro da Papa Francesco. L'uomo, la figura dell'operatore sociale, del fine diplomatico, è stato analizzato in un convegno di studi dal titolo Carità e integrazione, attualità del linguaggio lodoviciano, che si è tenuto nella biblioteca di Casoria, intitolata a Don Mauro Piscopo. La manifestazione, fortemente voluta dal sindaco Enzo Carfora, dall'assessore alla cultura Luisa Marro e da tutta l'amministrazione comunale, è stata organizzata dal giornalista Giuseppe Pesce nell'ambito degli eventi previsti per la santificazione del monaco casoriano. Prestigiosi i relatori, l'arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo, i professori Gaetano Di Palma e Carmine Matarazzo, rispettivamente decano e direttore dell'Istituto di Scienze Pastorali della Pontificia Facoltà Teologica, Fra Agostino Esposito, ministro provinciale dei Frati Minori di Napoli. Presenti le suore Elisabettine Bige, congregazione fondata da Ludovico. I lavori sono stati moderati con garbo ed acutezza da Giosuè De Rosa, profondo conoscitore della realtà socio-culturale dell'area metropolitana di Napoli. Il sindaco di Casoria, Carfora, ha introdotto con un breve saluto il convegno, inquadrando la personalità di Ludovico come antesignana di quella civiltà dell'amore che sarà uno dei cardini portanti dell'intuizione programmatica del beato Papa Paolo VI. L'arcivescovo Tommaso Caputo ha ricordato l'influenza notevole di Ludovico sul beato Bartolo Longo, che proprio grazie agli incoraggiamenti e agli spunti ottenuti dal monaco casoriano ha dato vita a quella meraviglia della fede che è il santuario di Pompei. Interessante la ricostruzione storica del personaggio, inserito nel contesto di fine Ottocento, compiuta dai professori Di Palma e Matarazzo. Quest'ultimo ha anche svelato un piccolo aneddoto. Ludovico, che aveva fondato un'accademia di studi, di fatto un'università cattolica a Napoli, commise l'errore di non avvertire in tempo i potenti dell'epoca e il vicario generale pontificio gli bloccò l'opera. Intensa la partecipazione della popolazione casoriana, grata per l'occasione di poter approfondire la personalità di un uomo divenuto santo, che non era soltanto principe della carità, ma anche personaggio capace di dialogare con tutte le fasce sociali, dai reali, noto il suo rapporto con la famiglia Borbone, ai suoi amati a Cattoncelli.